Il Veneto è da sempre terra tra le più feconde nella produzione artistica e nelle sue più alte espressioni. Per secoli, Venezia è stata il centro internazionale di arte e cultura di tutto il mondo occidentale. I più grandi artisti di ogni epoca sono stati accolti nel territorio veneziano. Da Palladio a Canova, da Leonardo a Galilei, da Tiziano a Tintoretto e Giorgione, da Vivaldi a Benedetto Marcello, da Verdi a Stravinsky. La nobiltà veneziana ha sempre dato grande impulso all'espressione artistica, che ancora oggi è testimoniata nella più bella città del mondo e nelle splendide città d'arte di tutto il Veneto. A Concordia Sagittaria nacque uno dei più significativi pittori del barocco veneziano, Antonio Carneo, che nella seconda metà del XVII secolo operò nel Veneto orientale. Apprezzato per l'audacia degli scorci, il colore caldo, la cultura eclettica, decorò con le sue opere chiese e palazzi. Nel 1689 realizzò la Pala con la Madonna, San Zenone e Santa Maria Maddalena per la chiesa di Fossalta di Portogruaro. La musica classica ha invece sede privilegiata a Portogruaro. È proprio qui, nello storico Collegio Marconi, che Lorenzo da Ponte insegnerà nella seconda metà del 1700. Illustre librettista, incontrò a Vienna il geniale Wolfgang Amadeus Mozart, per il quale scrisse Le nozze di Figaro, Il Don Giovanni e Il così fan tutte. Portogruaro è anche la città natale di Luigi Russolo, compositore e pittore, padre del futurismo, il movimento artistico europeo del primo Novecento. A lui la città ha dedicato il suo teatro. Ogni anno, dalle spiagge della splendida Caorle, si può raggiungere nel mese di agosto Portogruaro e godere di un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica colta. Nelle svariate sedi della città si alternano sui palchi i migliori tra i musicisti della scena internazionale contemporanea. Alcuni di essi diventano anche protagonisti delle prestigiose masterclass, richiamando a Portogruaro, come allievi, i più talentuosi giovani musicisti internazionali. Oggi è il pianista Alessandro Taverna di Caorle a continuare l'importante tradizione artistica di queste terre. È uno tra i virtuosi più acclamati a livello internazionale, espressione della scuola portogruarese, giovanissimo maestro di pianoforte e già protagonista negli auditorium più importanti di tutto il mondo, vincitore di importanti premi e riconoscimenti internazionali.